Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti in questo breve video unboxing, prodotto arrivato fresco fresco dalla Cecchigori. Vedete, ormai l'ho aperto per, diciamo, sincerarmi del contenuto, ma andiamo a vedere che cos'è. Non voglio perdermi in chiacchiere. Allora, vediamo, imballato molto bene, devo dire. Questo cartone lo possiamo buttare. Ed eccolo qui. Un tranquillo posto di campagna di Elio Petri con Franco Nero e faccio fatica a leggere, devo dire la verità, con Vanessa Redgrave. Oddio, hanno trovato un, diciamo, un colore un po' troppo, cioè non si vede, vi assicuro che dal vivo non si vede. E niente, è prodotto in startup, non le faccio ormai da tempo tutte, ma qualche titolo che mi interessa averlo con la slip case la faccio ancora. Che poi devo comunque spezzare una lancia in favore della Cecchigori, che a volte io sono il primo e anche sulla loro pagina a contestarli per la questione delle startup, che è una politica che non. Diciamo, non mi piace a dire il vero, però c'è anche da dire che 18 euro compreso di spedizione, cioè stiamo parlando comunque di un prodotto, diciamo, eccolo appunto con la numerazione, con la slip case e con il nome all'interno dei partecipanti. E niente, andiamo a vedere, quindi lo apriamo un secondo. Allora, film che a dire il vero io non ho mai visto. Allora, un attimo, ecco qua. Un film che io non ho mai visto, il regista lo adoro, non ultimo abbiamo visto l'edizione della Mafarca di Ognuno il suo, ad ognuno il suo, e questo quindi non volevo perdermelo in questa edizione. Ovviamente la slip case è quella che ci ha abituato la Cecchigori, quindi cartoncino molto 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 leggero. E niente, vedete, Startup Limited Edition, la mia è la numero 6 di 500. Dopo leggeremo un po' i contenuti tecnici, i vari extra, via discorrendo. Poi qui invece abbiamo la Amarai con un artwork diverso, vedete Elio Petri, un tranquillo posto di campagna, Franco Nero e Vanessa Redgrave. Startup Limited Edition scritto anche qui. Questo è il retro che, come potete vedere, è identico alla slip. E niente, andiamo a vedere l'interno. All'interno abbiamo i nomi dei partecipanti. E niente, io dovrei, forse se si sono ricordati, dovrebbe essere la prima a quale ho partecipato con il nome del canale. Vediamo, 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 vediamo se hanno seguito le mie indicazioni. Scusatemi, ma mi sto un attimo perdendo in questi nomi scritti piccolissimi. Eccolo qua, sì, Italian Film Collector, non so se si vede. Quindi è la mia prima startup che ho fatto con il nome del canale. Niente, passiamo a vedere il disco. Molto semplice, anche all'interno molto semplice. E niente, andiamo a leggere un po' dietro, magari vi leggo la trama. Leonardo Ferri, pittore di successo, ha perso l'ispirazione. Per ritrovare la sua vena creativa, convince Flavia, sua amante d'agente, ad affittare un'antica villa veneta immersa nella natura. In una delle pareti comincia a ritrovare l'ispirazione. In una delle pareti dell'ambizione, perdonatemi, Leonardo scopre il ritratto di una giovane donna. Remind. Non dell'ambizione, ma dell'abitazione. Scusatemi, ma dopo una giornata di lavoro sono un po' fuso. Quindi, in una delle pareti dell'abitazione, Leonardo scopre il ritratto di una giovane donna. Ora ormai sbiadito dal tempo, gradualmente comincia a ritrovare l'ispirazione, ma diventa sempre più ossessionato dalla storia della ragazza del ritratto, una contessa che abitava nella villa con la madre, uccisa misteriosamente durata la Seconda Guerra Mondiale. Intanto, strani fenomeni iniziano a verificarsi, soprattutto in presenza di Flavia. Diciamo questo trafiletto giallo scrive sesso, amore, follia, alienazione, morte, arte e consumismo in un vortice visivo abbagliante ed ipnotico. Ma tra l'altro da Petri non ci aspettiamo altro. La durata è 107 minuti, 16 noni, 18
1,851, poi abbiamo l'HD a 1080p, 24 fotoframe e l'italiano DTS Master Audio 2.0. A quanto pare è l'unica lingua. Gli extra sono lo stage in un tranquillo posto di città, intervista a Franco Nero e clip tratta da Elio Petri, un ricordo di Ennio Morricone. Quindi, ragazzi, edizione carina. Le ripeto, 18 euro compresa spedizione, 18,50, non lo ricordo, con corriere tra l'altro. Quindi, considerando un po' i prezzi in giro delle spedizioni che ormai molti si fanno pagare, al di là dei grandi store o raggiungendo determinate cifre, ma non tutti la offrono gratis. Quindi è comunque da tener conto: 18 euro compresa spedizione è un prezzo onesto, ripeto. Nulla di qualitativo eccelso, di qualitativamente eccelso, però dobbiamo vederla anche il comparto tecnico, che io ancora non ho avuto modo di visionarlo. Magari in questi giorni lo guarderò e vi lascerò qualche info in più. Questo breve video unboxing termina qui. Se vi è piaciuto, mi raccomando il mi piace, mi raccomando l'iscrizione al canale. Invitate qualcuno che conoscete, amante dell'home video, ad iscriversi. E niente, per il momento vi saluto, ci vedremo sicuramente fine settimana con gli arrivi della settimana, dovrebbe arrivare qualche altra cosina. E niente, per ora vi ringrazio, ciao a tutti ragazzi, buona serata, ciao!